sono Lucia Valenzi e vorrei prendere la metro, anzi vorremmo prendere la metro insieme agli altri che hanno l'uso di questa sedia a rotelle, che è molto comoda perché è elettronica e cammina da sola, però pesa, bisogna trovare modo di evitare gli scalini. A Napoli c'è la stazione della metropolitana più bella d'Europa, secondo alcune classifiche internazionali. Poi c'è la stazione nuova di Zecca e ci sono le stazioni dell'arte. Collegamenti veloci, quasi standard europei, in un panorama da suicidio nel trasporto locale. Peccato però che per una persona in carrozzina risulti tutto molto difficile. Scusatemi, mi potreste aiutare? Lei è Lucia Valenzi, intellettuale figlia dell'indimenticato sindaco di Napoli, Maurizio Valenzi, e vorrebbe prendere la metro, con il cancelletto davanti. Ha lanciato una campagna su internet, stanca di aspettare un diritto negato, poi promesso, ora promesso di nuovo per settembre. Noi abbiamo provato a salire con lei sul treno ed è stata un'avventura non da poco. E in una riunione presso la metropolitana ci hanno detto che avrebbero fatto delle pedaline, cioè come avevo suggerito, sul modello della metropolitana di Berlino, delle pedaline in ferro. Da febbraio, inizio febbraio, abbiamo fatto la riunione, silenzio assoluto. Quindi a questo punto ho fatto una campagna di protesta. Non parliamo della vecchia metropolitana che è infernale, perché insomma è un treno appunto con molto alto e la stessa stazione è assolutamente inaccessibile, sprofondata per terra con tutti gli scalini. Un'altra delle cose che non va bene è il varco, perché io ho avuto un incidente, questo varco è troppo veloce nel chiudersi e quando stavo entrando, sì prego, praticamente mi sono trovata che stava quasi tranciando il piede. Normalmente c'è un barco un po' più alto. Scusate, posso chiedere aiuto per salire? Qua mancano delle pedaline. No, ma lei è sbagliato, dovrebbe essere a piano. Ah, dovrebbe la signora dovrebbe salire tranquillamente da sola. Sbagliato anche del tono questo. Ma c'è piede, deve essere a livello del treno. Sono belle, chi dice che non sono belle? Il problema è che vorremmo guardare pure noi, le vorremmo frequentare anche noi.